Con un lungo post sui social, Fedez ha detto addio al podcast Muschio Selvaggio, ora di esclusiva proprietà di Luis Sal. Si è conclusa la vicenda tra Fedez e Luis Sal per il mantenimento di Muschio Selvaggio, il podcast di successo che il rapper e l'influencer avevano gestito prima della rottura della loro amicizia. Nei mesi scorsi, gli ultimi aggiornamenti riportavano che tra Fedez e Luis Sal fosse iniziata una vera e propria battaglia legale, visto anche che il rapper ha deciso di portare avanti il progetto del podcast, ma senza l'influencer, sostituito da MR. Marra. Tuttavia, con un post sui social, l'ex marito di Chiara Ferragni ha annunciato che è arrivata la sentenza del tribunale e che il podcast è ufficialmente nelle mani di Luis Sal. Muschio Selvaggio, il podcast è di proprietà di Luis Sal. Con la sentenza del Tribunale di Milano, è oramai confermato che sia Luis Sal a mantenere il controllo totale sul podcast Muschio Selvaggio, acquisendone anche il 100% delle quote societarie di Muschio Selvaggio S.R.L., come ha riportato il giornalista Giuseppe Candela. Anche l'azienda che gestisce il podcast e che è dunque ora di proprietà di Luis Sal ha diramato un comunicato che svela che, con una sentenza del 28 maggio 2024, il Tribunale di Milano ha rigettato il reclamo della DUM, società di Fedez, nei confronti della società di Luis Sal. In precedenza, Fedez aveva chiesto che venisse nominato un custode giudiziario e aveva mantenuto il controllo su Muschio Selvaggio, andando in onda con un altro partner, MR. Marra, ma mantenendo inalterato il format che aveva creato con Luis Sal. Fedez annuncia l'addio a Muschio Selvaggio con un post sui social. Dopo la divulgazione della sentenza che decretava che Muschio Selvaggio è ora di proprietà di Luis Sal, tuttavia, Fedez non si è tirato indietro dal dire la sua e ha pubblicato un lungo sfogo sui social, in cui ha dichiarato che lui e MR. Marra hanno deciso di rinunciare al contenzioso che riguardava Muschio Selvaggio. Nelle scorse settimane io e Marra abbiamo deciso di rinunciare al biblico contenzioso riguardante Muschio Selvaggio. Dopo mesi di lavoro abbiamo portato il podcast a quello che secondo noi era un livello di contenuti che soddisfaceva le nostre ambizioni, ci siamo trovati a dover lasciare la conduzione del canale nelle mani di Luis Sal, la cui gestione ha prodotto dei contenuti totalmente distanti dalla nostra visione. Per questo motivo, e altri, è con grande rammarico che vi annunciamo che lasceremo definitivamente Muschio Selvaggio. Nelle sue parole non manca una decisa frecciatina a Luis Sal e alla gestione del podcast che avevano un tempo in comune. Infine, il rapper ha deciso di ringraziare la community di fan e degli ospiti che sono stati presenti e li hanno sostenuti. Ringraziamo tutta la community, collaboratori e ospiti che in questi mesi hanno contribuito a portare dei contenuti che ci hanno dato modo di continuare con entusiasmo nonostante un mare di difficoltà a cui abbiamo cercato di non dare peso fino all'ultimo. È stato un fantastico viaggio durato 4 anni, grazie di tutto.